cari amici, benvenuti a questo nuovo video di Star Wars Battlefront 2. Sono contentissimo di provare insieme a voi questa beta. Abbiamo diverse modalità a disposizione. Questa in particolare è quella arcade, dove impareremo a giocare, o almeno speriamo di non fare troppi fail. Abbiamo 20 secondi per ammazzare 25 cloni. Vai, vai, non perde tempo a fissarti le corna. Ma è troppo bello, guardate la grafica, i riflessi. Che figata! Attenzione al nemico mortale Darth Maul. Qual è? È Obi-Wan Kenobi. Ma cosa? Norby è entrato anche in Star Wars, che ci vuoi fare? Venite qua voi. Oh, eccomi. Wow, che figata con l'attacco F. Ne ho già ammazzati i primi. Ah, il tempo aumenta ogni volta che ne ammazzi qualcuno. Spada da lontano, preso, distrutto. E ora qualcuno voglio proprio strozzarlo, perché mi stai proprio sulle scatole. Sì, anche tu mi stai sulle scatole. Oh, mi ha lanciato una granata da dietro, maledizione, ha fatto un pochino male, ma sto qua lo ammazzo. Mi spieghi come ha fatto Darth Maul a ricompattarsi per entrare in questo gioco? Perché mi risulta che è stato dimezzato. Eh sì, come vedi ha ancora qualche problemino a restare unito. Sì, effettivamente lo vedo un po' devastato. Però muoiono anche gli altri dalla puzza di averlo vicino. Ma cosa? Vedete, quello lì è svenuto. Stava già decomponendosi. Grande, ne mancano pochissimi, solamente 6 rimasti, ma quanti sono? Quanti sono i cattivi? Siete 5, 5, devi uccidere 5. Con la forza li hai fatti fuori. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combo. Grandioso, bellissimo utilizzare i Sith. E vediamo subito com'è una battaglia. Dobbiamo sconfiggere i cloni. Venite, venite. Oh, sono già qui. Non ho guardato le mie armi. Ok, lei muoia per cortesia. A casaccio, spara a casaccio. Aspetta, abbiamo quest'arma, granata, cue granata. E quello è pavimento. Ma i cattivi esattamente dove sono? Mi sa che sono dal lato sbagliato. No, perché gli fai talmente paura che si sono nascosti, capito? Super modalità, fuoco pesante. Ma ci sono anche i tuoi amici lì. E vabbè, sulla linea di fuoco muoiano. Non me ne frega niente. Salve lei. Ma perché non si vestono? Vestitevi, non potete stare così. Guarda gli altri come sono belli protetti con l'elmetto. E voi andate in giro così. Non si fa granata di mezzo. Ai, 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 ai. Non è abbastanza. Aspetta, usa F, c'ho lo scudino. Muoia lei. Il tuo team ha perso qualcosa. E il mio team è un pochino troppo simile all'altro. Siete un po' uguali, si è cambiato la simbologia. No, è tornata indietro la mia granata. La granata boomerang. No. O una bomba nana, non si sa cosa fosse. Non sto benissimo, non sto benissimo, non devo morire troppo facilmente. Vai, vai, ammazzalo. Stavolta devo resistere leggermente di più del solito, ma ormai sono già praticamente morto, quindi non credo di poter fare molto. Possiamo addirittura fare lo zoom, o almeno prendere un pochino meglio la mira, quindi dobbiamo cercare ogni tanto di mirare. Guardate un po' mirare che quanto cambia le cose. Sì, ma poi finisco le munizioni al momento sbagliato e quindi non faccio più figo la mia cosa dietro. Attacca con E. Qualunque cosa faccia con E, tu fallo. Ti ho lasciato una granata, Wow, ne ho uccisi 9 in questa partita. Che carina torretta. Sembra che abbia gli occhi. Aiutateci torrettina. Hai la testa gialla. La testa è gialla. Sembri Jar Jar Binks. Guarda lì com'è. Sviene di fronte alla parola Jar Jar Binks. Basta a volte sentirlo nominare e si sviene. Succede, succede. Povero Jar Jar Binks, quanti haters che ha. Muoia, buon uomo! Dipende, a quale buon uomo ti stavi riferendo? È morto, è morto. È morto. È morto. Sì. Mi ha visto morire. No, cosa ho fatto? Se ne è pentito subito ed è morto. Così si fa. Cos'è sta gente in alto? Che vola. La gente vola? Cosa? E non mi dite niente. Io come faccio a volare? Non voli. Datemi il jetpack. Qualcuno è morto. Come ha fatto a morire? Gliel'ho sparato forse. Magari era solo vecchio. Ah, era solo vecchio. Dici che mandano i vecchi ormai in battaglia. I giovani non ci sono più quelli di una volta. No, non ci sono più i cloni di una volta. Ok, usiamo questo e osserviamo. Eccolo lì, l'ho visto. Anche lui ti ha visto, ma proprio benissimo proprio. No. Sono nascosto, sono nascostissimo. Che? Ti ha fatto? Ma che? Io ci sono un pugno. E mi ho fatto malissimo. Ci sarà qualche cattivo qui? No, probabilmente no. C'è un cattivo che arriva da... Non avevi speranze contro Darth Maul?
così. Cioè, sapevo che qualcuno stava venendo a bussare. Mi aspettavo qualcosa di un pochino meno crudele. Stanno facendo qualcosa di brutto i cattivi. Stanno facendo qualcosa di molto brutto a quanto vedo. Cioè non si stanno radendo le ascelle? Stiamo perdendo la stanza! No! No, la stanza del trono! Siamo stati sconfitti! E Tid ormai è in mano ai separatisti. È terribile, come è potuto succedere una cosa del genere? C'ero io in squadra, appunto, la mia prima partita. Esatto. Possiamo scegliere tra X-Wing, A-Wing, Y-Wing. E se abbiamo abbastanza battle points, potremmo selezionare la Millennium Falcon o l'X-Wing di Poe Dameron. Posso entrare dentro la stonave nemica? Perché sarebbe una figata pazzesca, vero? Cioè, mi ricordo che nell'altro si poteva entrare, ma non so se qui si può entrare. Se anche si poteva entrare, non era il modo giusto per farlo. È bello essere nello spazio se uno sapesse come si fa. Attaccalo! L'ho preso un pochino l'ho preso. E ho anche colpito un giocatore. Scusi giocatore, non volevo. Doveva essere sulla mia traiettoria per sbaglio. Perché io figurati se l'avevo visto. L'ho colpito giusto perché non sapevo dove era. Rallenta un attimo, rallenta. Non rallentare affatto che sennò ti colpiscono. Anzi usa il droide per curarti. Uno dei motori si è un po' fuori uso. Sto precipitando. E sono morto. Perfetto, dai, dai, sto attaccando. Vai, ce la sto facendo. Che disastro! Per una volta che avevo imparato cosa si faceva. Sono morti troppi dei nostri e abbiamo perso. Ma dai, ho appena entrato, giusto il tempo di fare due cose a caso. E vabbè, ma come nemico avevamo Banana Man. Dai, non si può neanche giocare contro una persona del genere. E che cavolo, Banana Man? Le banane si sa, sono buone. Guarda che bello! Ribelli schifosi! È tempo che moriate! Bing! Sono morto! Vai che lo sto attaccando! Qualcosa gli ho fatto! Probabilmente devo mirare verso il puntino, non gira! L'ho ucciso! Ho ucciso un nemico, scusa, è stato un caso. Non credere che ce l'avessi con te. Ecco, attacca questo. Vai, vai, qualunque cosa tu faccia, attaccalo. L'ho ucciso un altro. Sono cattivo. Ammazza anche questo. Vai, vai. E vabbè, ho capito, li sto distruggendo tutti. Mi sa che abbiamo perso, gente. L'impero oggi sta morendo. Viva la Repubblica. Addio, mi schianto contro il nemico. Giusto per dire un attacco kamikaze finale. È morto un nemico? No, sono morto. E allora io. Non è stato un grande attacco kamikaze. E scusa, non abbiamo perso ormai. Cosa vuoi ancora? Così abbiamo perso, basta. Arrenditi, basta. Cioè, perché possiamo tornare? Abbiamo la difesa a zero, gli va bene lo stesso? Siamo entrati nella seconda fase del gioco. Pensavo che fosse la fine, invece non era ancora detta l'ultima parola. Dobbiamo fermare subito l'Y-Wing. Fai fuori subito l'Y-Wing. Uno l'ho fatta fuori. Dai, ce l'hai fatta. Uno l'ho fatta fuori, vai, vai. Oh, guarda, ho fatto un super attaccone. Qualcosa ho fatto, l'ho eliminato l'altro. Datemi qualche mossa per schivare i cattivi. Ci sarà pure qualche mossa, devo imparare i tasti. Sei una stonave, non ti puoi curare, puoi solo morire. E no, invece quando sei i ribelli. Chiedi scusa, non ho sentito bene cosa stavi dicendo sulla cura. In un modo o nell'altro la mia mira continua a fare schifo. Io posso essere un imperiale, posso essere un ribelle, posso essere un separatista e posso essere uno della Repubblica. La mia mira farà davvero schifo. Sono un sabipode. Uguale, vai. Sono un pedone Tusken. 0%! No, sono qui dentro? No, entrano dentro! Ecco come fanno a demolire bene tutto. Che figata, non si può entrare! No! Si può anche uscire. Fatemi entrare qui dentro! Oh, sono dentro? Che figata! Mi hanno tipo elettrizzato! L'imperatore è stato qui! Ok, sto tornando attivo, mi hanno curato. Bene, riesco addirittura ad entrare e uscire senza morire. La prua dell'X-Wing mi è volata davanti, è stato bellissimo. Eccola, eccola!
Ecco la morte, presa in pieno, precisa. Chi cavolo ha costruito queste astronavi? Perché ci mettete tutti questi pezzi? Perché? Cioè, mettetene un po' meno, che io poi mi schianto contro ogni cosa. Lo sapete come sono fatto? Dai, questo qua l'ho attaccato un pochino, ma mi sa che non lo ammazzo. Non importa, devo pensare. Ah! Alla morire tu. Meglio fregarsi della morte altrui e pensare alla propria, mi sembra giusto. Attaccalo, vai, è il momento. Attaccalo! Posso distruggere le torrette! Ah, che bello, che bello, che bello! Ma basta andare contro la gente! Era bello, ma ora sei più morto! La devo smettere di schiantarmi contro tutto ciò che vedo! La distruggerò! La distruggerò io! Dai, 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 ce la puoi fare, ce la puoi fare! No! Ci sono quasi, ci dai, sono... Non così però, accidenti! Stavo prendendo fuoco, perché hai preso fuoco con lei? Che disastro! Vittoria! Sì! Questa è una volta buona che potevo fare un finale kamikaze. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo sconfitto i ribelli! Evviva! Yeah! Quindi è una specie di insieme di funny moments, funny fail, fail moments e basta. Però speriamo comunque che vi possa essere piaciuto. Io adoro Star Wars, adoravo i vari Battlefront e sono contento che sia tornata questa nuova incarnazione della serie. Fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto, se vi siete divertiti, se lo volete giocare, se lo vorreste rivedere sul canale. E in ogni caso, noi vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi in questa beta di Star Wars Battlefront e alla prossima con gli Eternal Love!